Torino viene fondata alla fine del primo secolo a.C. Il suo nome è Iulia Augusta Taurinorum. Mi raccomando, non esisteva un accampamento militare prima della fondazione. Torino nasce direttamente come municipium, ovviamente essendo una nuova fondazione rispetta alle regole canoniche, per cui grazie ai punti di riferimento rappresentati dai quattro punti cardinali vengono realizzate le due strade principali con direzione est-ovest il Decumano Massimo, con direzione nord-sud il Cardo Massimo. In corrispondenza di queste strade principali vengono collocate le quattro porte. Abbiamo visto in Palazzo Madama la porta decumana, qui a nord invece c'era la porta principale destra, da tutti soprannominata ormai Porta Palatina. Nel corso del Medioevo infatti anche questo edificio fu trasformato in un palazzo, addirittura ancora fine 800 era il carcere femminile, fino a che con un'operazione oggi veramente impensabile Alfredo d'Andrade e i suoi collaboratori ebbero l'autorizzazione di smontare, smantellare tutto ciò che non era romano, quindi andando a riprendere, a ritrovare proprio la forma dell'antica porta. Ovviamente con anche ricostruzioni, ed ecco allora che, come vediamo, da una parte troviamo dei merli che sull'altra torre invece non sono stati riproposti. Recentemente anche il complesso è stato restaurato, è stata riproposta anche l'organizzazione della strada, così come poteva essere con il basolato in epoca romana. Nella liberazione dalle sovrastrutture successive è riemersa anche parte dell'antica stazio, struttura addossata alla porta che era sorvegliata dai soldati e che dava quindi l'ingresso alla città. Osserviamo una curiosità, il fatto che su questi blocchi di mattoni ci siano queste strane incisioni. Ecco, queste non sono nient'altro che le dita degli antichi romani, questo perché per permettere un migliore spostamento e posizionamento dei mattoni, che come delle maniglie permettevano quindi di spostare facilmente questi grandi mattoni. Così come sono ancora visibili, per esempio, nello spessore degli archi, le fessure attraverso le quali venivano calate al calar del sole le inferriate che chiudevano la città. Di notte, infatti, non si poteva né uscire né entrare.